Minuto di raccoglimento ovviamente anche a Vicenza per ricordare Giacinto Facchetti e la sua scomparsa. Prima opportunità per il Genoa con la conclusione che termina sulla traversa. Guarda il Ben che riesce a salvarsi, è un Genoa intraprendente quello che si vede nella prima parte di gara. Al 23° minuto c'è questa opportunità con il tentativo di cross che alla fine diventa invece una conclusione violenta verso la porta, il palo clamoroso. Guarda il Ben, dava l'impressione di poterci essere sul tentativo da parte di Botta. È un Genoa comunque ben messo in campo, Genoa che riesce a rendersi ancora pericoloso al minuto 24 con il gol del vantaggio da parte di De Rosa, l'acquisto più atteso per sistemare il reparto difensivo, diventa anche un uomo fondamentale nel gioco aereo. Colpo di testa vincente, nulla da fare per Guarda il Ben. Il Genoa mostra tutta la personalità della quale dispone dopo la prima frazione in vantaggio per 1-0, ma il Vicenza è protagonista di una buona partenza nella seconda frazione. Qui è straordinario l'intervento Barasso, riesce a dir di no, situazione che si era fatta particolarmente complessa all'8° minuto della ripresa, il tentativo da parte di Sgrigna. Poi passano i minuti, Genoa che rimane con una situazione di vantaggio, ma la partita cambia in maniera abbastanza clamorosa al 24° della ripresa, su un'iniziativa insistita da parte ancora di Sgrigna c'è Raimondi che trova il gol nel rimpallo, il gol dell'1-1, l'esultanza. È una partita che cambia completamente volto a metà della ripresa. Rivediamo, anche sfortunata qui la difesa del Genoa, non riesce a spazzar via Biasi, pallone che rimane in mezzo e alla fine il tocco vincente da parte di Raimondi. Poi viene espulso Barasso, entra Rubinho al posto di Botta e nel finale il Genoa ancora con De Rosa trova il colpo di testa vincente a meno di 600 secondi dalla fine con l'uomo in meno. Grande segno di personalità per il Genoa in campo certamente difficile contro un buon Vicenza, 3 punti pesantissimi per i rossoblù.